ragazzi. Andrei... Ma questo qua, chi è questo qua che Andrei aggiorna ogni... Andrei a Milano da Carlo. Vai Carlo, sì. vai, apri. Buone, carissimo. Apri, eccomi. Le cataratte, apri le cataratte. Cosa vuoi raccontarci, caro Carlo? Allora, no, devo fare riferimento alla puntata di lunedì. Lei aveva desiderio di sapere come mai era così importante di Nasco. No, perché chi... uno mi ha chiamato, mi ha mandato una mail, non mi ricordo adesso, un messaggio dicendo che ragazzi, Binasco è un posto, è praticamente un puttanaio italiano, così mi hanno detto. No, Binasco non c'entra niente, è la strada, la Milan, la Binasco Melegnano, che è la via Crucis delle nigeriane. Ragazzi, tutti fermi, indicazioni molto importanti. Cioè, sulla Binasco Melegnano, ma lo sanno tutti tranne io, sembra, perché molti mi hanno scritto dopo. Sì, è pieno di mignotte, lo sai, non lo sai, solo tu non lo sai. Pieno. Ma che vuol dire? C'è un falò ogni 100 metri, c'è un falò. Capisci che poi alla fine la Binasco Melegnano, come puttanaio italiano pieno di nigeriane, dove ci sono anche degli hotel preposti, immagino, no? Degli certo, hotel. Abbiamo un bel motel, eccetera, eccetera. Sì, sì. Allora, la è cosa incredibile. È frequentatissima. Allora, sulla Binasco Melegnano, tutto questo, no? Siamo in provincia praticamente di Milano, al confine tra la provincia di Milano e la provincia di Pavia. Allora, se la situazione. Arrivano le pattuglie, queste signorine. Sento, infatti, nei già campi come le nutrie. Sento le pattuglie già dietro. Sei in zona già, Carlo, eh? Sei in zona, no, amico mio. Zona. Sei in zona. Vecchio perché maiale. Ho sentito dietro una sirena là. Allora, una sirena, era un'ambulanza. Io non ho capito, beh, quella servirebbe a molte persone. Però dai, il problema è questo, tu stai dicendo che praticamente quando le pattuglie arrivano, non si capisce perché arrivano le pattuglie, perché dovrebbero lasciare una zona franca praticamente, dovrebbe essere denominata zona franca quello, Parenzo. La zona franca, la zona hard, la zona rossa hard. Franca. Però Carlo, ecco, arrivano le pattuglie e queste scappano via nei cose, bellissimo. Scappano nei campi come se fossero delle nutrie spaventate. Sì. E poi giustamente ritornano sul loro posto di lavoro. Capisci, Parenzo, che la necessità della legalizzazione, la necessità di creare questa zona franca. Creiamo una zona franca. Cioè, contattiamo i sindaci di Binasco, Melegnano, se non sono dei moralisti accaniti. Intanto facciamo una bella retata. Ma che retata di cosa? Ma quale retata? Verifichiamo se sono sfruttate o meno queste povere ragazze che con il falò la notte sono costrette ad allietare i vostri pisellini che anziché andare con le vostre amiche, fidanzate. Ma cosa c'entra? Ma lasciali perdere questi qua. I vostri pisellini vanno a pagamento. Sì. Ma il mestiere più vecchio della terra. Sì, ma su questo non c'è ombra di dubbio. Su questo non c'è ombra di dubbio. Lasci stare la Maddalena. Perché non mi pare il caso di inimicarsi anche l'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento. Appunto. Io vado in chiesa religioso, ma è scritto. Però scusi, ecco, appunto, io sono del partito di Carlo, cioè il partito dei puttanieri, in pratica. Immagino che anche Carlo sia un puttaniere accanito. Bello, giusto? Partito, questo lei non lo vuole ammettere. Passo e ogni giorno vediamo queste scorribande. Sì, si dice sempre così, comunque. Ecco, come si chiama l'albergo lì sul luogo? Come si chiama questo hotel a luci rosse? No, glielo so dire, so che è un motel. Un motel, ragazzi, comunicate il nome di questo hotel, così lo chiamiamo subito, magari prenotiamo qualche stanza, ci informiamo con il proprietario su quale sia il traffico, quale sia il passaggio. Io dico solo una cosa. Prenota, io sai che prenoto sempre stanza dove Mercù, poi non vado mai, negli alberghi, nei ristoranti. A nome Mercù dici? A nome Andro Mercù, sì, anche a Roma ad esempio, quando ho dei dubbi mi dicono, no, stasera usciamo a cena, dico vabbè sì, però non so se è ristorante a ore 21 dove Mercù, poi magari Mercù. Non vado. Comunque la questione è molto semplice, va creata una zona franca, delle zone franche in Italia dove è pieno di puttane e c'è una specie di quartiere a luci rosse. Sicuramente questa parte qui non è molto abitata, no Carlo, giusto? Beh, passa in mezzo ai paesi. Vabbè, Cipiano, ma i paesi, la Melegnano, Carpiano. Tutta vita, non credo che gli abitanti lì siano incazzati. Dai, portano pure soldi, magari qualcuno si ferma ai bar, ai ristoranti, là c'è vita, porta vita, la prostituzione porta vita, vita, porta allegria. Cosa dici? Ciao Carlo, ciao. Buona serata a tutti. Ciao. Saluti.